Data 11 giugno 2016. Io e il mio caro peluche abbiamo fatto parte di una manifestazione che rappresentava l'amore tradotto in diversi generi e non abbiamo mancato all'occasione per divertirci e lasciarci travolgere dalla moltitudine di colori, risate, musica che hanno accompagnato l'evento. Ciò che traspare in questo clima festoso è la diversificazione dell'amore che la società ci ha imposto e il coraggio che queste migliaia di persone hanno acquisito nell'andare controcorrente, mostrando con non poche difficoltà il loro amore. Chi era lì quel giorno si è reso conto delle mille sfaccettature dell'amore, che non si riferiscono solamente a quello tradizionale, ma ad altri tipi che uniti insieme rompono le barriere. Certo, oltre a questo, ho visto chi ha approfittato in maniera molto esagerata, ma il loro scopo era dei più nobili. Voglio approfittare di questo video per dire che nonostante possa sembrare inutile per molte persone, per altri rappresenta la speranza di essere ascoltati, perché c'è chi è stato preso di mira, perché c'è chi ha subito violenza, anche in maniera letale, quando la realtà è che non si può vivere in una società dove si ha paura di amare. Non si può essere puniti perché il tipo di amore di uno è diverso dall'altro. L'amore è universale. Vi chiedo ugualmente di condividere questo video per far sì che il mio piccolo messaggio d'amore sia ascoltato. Possiate acquisire un briciolo di umanità verso questa comunità e soprattutto che impariate a distinguere l'amore dalla perversione prima di aprire bocca e fare gesti che possono costare la vita di innocenti. Da parte del Capitan Jack alla comunità mondiale LGBT, dritti alla meta, conquista la preda.